Comandante, le strade dei colli sono totalmente invase dai rifiuti e da mini discariche. Che cosa si è fatto e che cosa si dovrà fare? Ma come servizio di polizia specialistica noi stiamo intervenendo con le due squadre che combattono queste situazioni. Una è diretta dall'ispettore Visaligiamo e l'altra dall'ispettore Cosimo Peditto. Sono state levate numerose verbali e anche sono state denunciate diverse persone all'autorità giudiziaria. Abbiamo avuto purtroppo la necessità di sottoporre a sequestro delle aree e alcune invece non le abbiamo sottoposte a sequestro dove non abbiamo potuto, per far sì che la società che si interessa della rimozione dei rifiuti intervenga nel più breve tempo possibile. Quindi è preciso che c'è una continua attività di sorveglianza del territorio e in particolar modo in queste zone dove purtroppo gli incivili continuano a scaricare rifiuti in maniera incontrollata. Abbiamo subito anche il furto di qualche telecamera e stiamo indagando, l'ultimo è avvenuto qualche giorno fa, però noi copriremo, tenteremo di coprire tutto il territorio di telecamere, almeno i punti sensibili. Per quanto riguarda il furto delle telecamere, voglio precisare che le telecamere sono rintracciabili, alcuni già sono stati denunciati e chi ha rubato verrà denunciato, posso dirlo con sicurezza.